Notte prima degli esami? Tutto pronto in provincia di Teramo per questa maturità inedita post-Covid. L'ufficio scolastico provinciale ha definito commissari e presidenti delle 59 commissioni che da domani cominceranno ad esaminare i 2145 alunni dell'ultimo anno delle superiori. Un lavoro imponente che ha richiesto un'organizzazione ferrea degli uffici, ma anche tanta disponibilità da parte dei docenti. Tutto pronto per domani, commissioni pronte, quali sono state le difficoltà che avete trovato? Noi qui in provincia in realtà non abbiamo trovato molte difficoltà, perché essendo la nostra una provincia piuttosto piccola ed essendo composta anche da persone molto collaborative, noi quest'anno in realtà siamo una delle poche province in Italia che non ha avuto problemi con i presidenti. Noi abbiamo 59 commissioni in provincia, e ognuna delle quali comprende due classi che sono o nello stesso istituto oppure tra due istituti vicini, insomma, e ne abbiamo anche di queste commissioni un po' a scavalco. Abbiamo un totale di 2145 alunni interni che stanno appunto facendo l'esame adesso, inizieranno domani, e quindi alunni già frequentanti, e poi abbiamo anche 80 candidati esterni che però non sosterranno l'esame nella sessione ordinaria, in questa, ma lo sosterranno nella sessione straordinaria, che è quella di settembre. La novità di questa maturità 2020 è la prova orale, che sostituisce quelle scritte. Ogni scuola ha predisposto un percorso ad hoc per l'entrata e l'uscita degli alunni, in sinergia con la Croce Rossa Italiana e la Protezione Civile. Ogni dirigente scolastico ha dovuto approntare un percorso, facendo molta attenzione a che non si creassero proprio assembramenti, cioè che questo percorso proprio sia strutturato in modo da l'uscita non coincida con l'entrata, che gli studenti vadano scaglionati, cioè non possono crearsi assembramenti né fuori né tantomeno all'interno degli istituti, e ogni studente non si può presentare prima dei 15 minuti della convocazione per sostenere il colloquio, può essere accompagnato solo da una persona, un accompagnatore che poi potrà anche assistere all'esame. Dovranno rispettare tutte le misure con i dispositivi proprio personali di sicurezza. Insomma, è stato un grande lavoro organizzativo. Intanto l'ufficio scolastico provinciale di Teramo sta già lavorando per l'annunciata riapertura delle scuole prevista a settembre. L'auspicio è che tutti gli alunni teramani possano rientrare nei propri edifici scolastici, molti dei quali hanno bisogno di urgenti manutenzioni.